eccoci a un'altra puntata, un altro video molto importante di questo ciclo che sarà molto lungo di trasmissioni promosse dalla Commissione Divulgazione Scientifica e Comunicazione della Società Italiana degli Economisti SIE. È una bella esperienza anche per noi, per la prima volta collaborare con la SIE, nuovo giornale nazionale TV, oggi è una puntata particolare perché parliamo di un tema di grande attualità, di grande passione, che interessa tantissimo i giovani, e ne parliamo col professor Sergio Vergalli, che è ordinario di politica economica all'Università di Brescia. E già dall'altra qualifica che adesso citerò si capisce di quello di cui parleremo. È il presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e delle Risorse Naturali. Questa associazione ha proprio lanciato un appello, un manifesto, una lettera aperta, insomma, proprio in chiave fase 2, se non fase 3, addirittura se non fase 4, diciamo, di questa emergenza, che è veramente in questo momento di grandissima importanza, proprio in una fase di ripresa e di quale tipo di ripresa. Professore, mettiamo subito i piedi nel piatto. Ci può sintetizzare, dare alcuni elementi su cui poi magari entreremo più in dettaglio di questo appello che l'associazione ha lanciato? Perfetto, vi ringrazio intanto per l'invito e riprendo subito un punto che lei ha accennato, la fase 2, 3 o 4, cioè la ripresa più di lungo periodo. Allora, l'appello che noi abbiamo fatto è un appello il cui titolo è Covid-19, economia ambiente per una ripresa verde e sostenibile. L'idea è proprio questa, cercare di capire un po' la genesi del problema, ma un po' come nella genesi si cerca di capire anche una visione di futuro. Il concetto di futuro è molto importante perché quando si parla di economia dell'ambiente e anche di sostenibilità c'è sempre un problema di legame fra ciò che è adesso, cioè che nel breve periodo, ciò che è nel lungo periodo, quella che lei citava come fase 2, 3 e 4, cioè l'idea che il futuro in qualche modo sia un qualcosa che domani c'è di incerto, è un qualcosa che su cui noi dobbiamo investire oggi, quindi oggi dovremo sostenere qualche costo che dovrebbe permetterci domani di cercare di tutelarci rispetto a quelli che possono essere i rischi. Oggi quello che sta accadendo, che è avvenuto e che leggiamo, che abbiamo letto su tutte le ricerche che sono state fatte, cioè la zoonosi, il Covid, è di fatto il trasferimento fra animale e uomo di un virus. E a quello che si leggeva nella letteratura è che questi virus poi si sono andati a diffondere negli anni sempre in modo più repentino, dovuti anche a cause di tipo antropiche, cioè l'uomo disbosca, taglia gli alberi, ha questo quello che viene chiamato wet market, che è il mercato degli animali. C'è una gestione appunto di questa connivenza fra uomo e animali e anche questa, come si può dire, un'invasione di spazi che non sono prettamente nostri. Cioè, quando andiamo a tagliare una foresta, in qualche modo noi andiamo a occupare, distruggere biodiversità, modificare, combinare specie. Questa è un po' la genesi. C'è un altro ragionamento. L'altro ragionamento è un ragionamento di investimento, no? L'investimento è se il sistema fosse stato pronto. Quello che abbiamo visto è che il sistema non era pronto, no? Non era pronto in termini di controllo della diffusione, che di fatto si è diffusa in modo molto rapido, basandosi forse anche sul sistema globale, perché il sistema globalizzato di fatto ha accelerato il processo di diffusione, perché una persona può diffondersi, può spostarsi in modo molto rapido in più spazi in poco tempo. E l'altro era proprio un controllo allo stesso tempo dal punto di vista quasi economico, sistemico. Qua entra un po' la logica di sostenibilità. La sostenibilità vuole essere un investimento oggi per poter andare a creare un sistema economico, sociale e ambientale che sia in qualche modo stabile nel tempo. Cioè l'idea è proprio quella che noi vorremmo garantire un futuro tanto quanto è il presente oggi. Ecco di nuovo la parola futuro, no? La fase 3 a cui lei alludeva. Ecco, e l'idea è questo scontro che ognuno ha di fronte a un investimento oggi rispetto a qualcosa di domani. E spesso purtroppo quello che avviene è che noi non investiamo oggi, non sosteniamo il costo oggi, perché se no in modo tale da tutelarci rispetto al domani. Se noi facessimo così, probabilmente avremmo in qualche modo controllato un po' di più. Ovviamente di fronte all'incerto è difficile prevedere, però almeno dei sistemi di controllo. E qui entra un po' la logica, giusto per dare qualche numero. È stato stimato, per esempio, che il costo globale legato alla pandemia, questa è una stima delle Nazioni Unite, potrebbe arrivare attorno ai 2.000 miliardi di dollari solo nel 2020.
a fronte di una stima di spesa pro capite media di $1.69 all'anno pro capite, per poter in qualche modo arginare o contenere questo. Quindi abbiamo un investimento oggi di $1.69 pro capite, che se fosse stato sostenuto all'anno potrebbe averci in qualche modo creato una sorta di assicurazione rispetto a quello che è il futuro. Ovvio, non sto dicendo che riusciamo a prevedere quello che accadrà, ma almeno a contenerlo. E di questo entra proprio la logica di sostenibilità. La sostenibilità è un equilibrio di tipo sinergico, dove ci sono tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile che dovrebbero essere integrati in modo tale da preservare il futuro. Ecco, questo è il primo problema che ci troviamo di fronte. L'altro problema è un problema legato a quello che stiamo osservando adesso, quali sono le altre cause legate all'ambiente che possono creare problemi. Una che noi accenniamo è una causa che c'è sempre stata e adesso sembra inasprita, che è quella legata all'inquinamento. L'inquinamento atmosferico, che ogni anno causa un numero molto elevato di morti, già pre-Covid. Sembra che siano, professore, 8 milioni di morti l'anno per inquinamento nel mondo, credo. Sì. Se questa, sì, esatto. Questa è una stima, ma insomma abbastanza, credo, fondata. Sì, sono, esatto, 7 milioni di morti al mondo, 7-8 milioni di morti al mondo, esatto. Esatto, questo è un problema che c'è già. Adesso si osserva che in realtà questo sta andando a inasprirsi, perché quello che si osserva è che in alcune aree geografiche, adesso ahimè il nord Italia per esempio è stato particolarmente colpito, sembra che il tasso di mortalità sia aumentato, soprattutto nelle zone che in qualche modo hanno un inquinamento molto elevato. Ecco, il problema c'era già, adesso aumenta, però è un problema che comunque esiste di per sé, cioè, quindi non ci può non tenerne conto. È un altro problema ambientale. L'altro problema è questo: quello che si è osservato è che c'è stata una riduzione delle emissioni di CO2, ovviamente, o la riduzione del PM10 nel breve periodo, dovuto al blocco. No? Lockdown crea una riduzione delle emissioni, e questo è un vantaggio nel breve. Però se non diventa un cambiamento di tipo sistemico, fra non molto tempo torneremo a essere nel punto di partenza. Anzi, quello che si è osservato e che noi citiamo nel nostro appello è che di fatto dopo la crisi 2007-2008 stavo per fare proprio questa domanda, perché nel vostro appello si dice che dopo la crisi 2007-2008 la ripresa, dove è arrivata in Italia, non è che si è vista tanto, ma diciamo, dove c'è stata, ha avuto però un forte impatto ambientale, cioè si, esatto, sono consumate molte risorse ambientali per fare la ripresa, quindi no. E il rischio c'è anche adesso, cioè il rischio è adesso, ovviamente non sappiamo quando finirà l'effetto pandemico, però il rischio è evidente che adesso, e di nuovo torniamo a un approccio di tipo sistemico per cambiare quello che sta accadendo. Anzi, dico di più, da quello che è successo in questi giorni c'è stato anche uno shock dal punto di vista della domanda petrolifera, che ha portato per la prima volta nella storia, non è la prima volta in generale che si hanno dei prezzi negativi, ma c'è stato la prima volta che si hanno, cioè i future del prezzo del petrolio si è avuto un prezzo negativo. Questo è dovuto a una serie di concause, ma la principale dominante è quella esattamente di un crollo della domanda dovuto al lockdown, ha un aumento di quello che sono il contingentamento di quello che c'è il petrolio, quindi viene immagazzinato e quindi non si ha più lo scambio, continua a essere prodotto, si inizia a ridurre la produzione, però il prezzo si è ridotto. Ecco, di fronte a un prezzo del petrolio molto basso e di fronte alla necessità di una ripresa, il rischio è che poi non ci si vada a spingere di nuovo sul sentiero di sviluppo sostenibile, che in qualche modo era partito col Green New Deal europeo. Certo. E che auspichiamo ovviamente che si continui in quella direzione, ma che magari si ritorni a non investire più in cambiamenti verso risorse rinnovabili, ma si continua a usare una commodity che di fatto ha un prezzo molto basso ad oggi. Il nostro auspicio è esattamente questo, cioè siamo in una fase in cui c'è una ampia disponibilità di liquidità dovuta, cioè stanno mettendo sul piatto un'ampia disponibilità per poter sostenere, come aveva detto appunto Mario Draghi, la capacità produttiva del sistema economico, che è il primo rischio di tipo economico che abbiamo di fronte al lockdown. Di fronte a questo abbiamo investimenti che potrebbero essere incanalati in alcune direzioni. L'auspicio è che venga incanalato nella direzione in modo tale che si vada esattamente ad evitare che si ricrei, o comunque a creare una assicurazione di fronte a eventi futuri, che, badiamo bene, sono stati previsti da anni e che si dice che potranno avvenire ancora. Cioè non è il primo caso di pandemia e potrebbero avvenire.
Quindi è il caso forse di prepararsi questa volta proprio con la logica di prima, cioè sostenere un investimento oggi che ci crea un'assicurazione domani. E questo è proprio esattamente quello che noi poi di genere facciamo. Facciamo delle assicurazioni per evitare rischi, no? Ecco, perché non farlo? E le assicurazioni oggi è esattamente un investimento mirato su quelle che possono essere investimenti più green, più legato appunto investimento anche sulla ricerca. Un altro tema importante è la ricerca, che è riemerso, nel senso che fino a, se voi fate caso, in questi giorni ci sono spesso, vengono richiesti interventi di esperti, si ritrova, attendiamo tutti il vaccino, quindi la necessità di avere un qualche cosa, un sistema di ricerca, un sistema scientifico che sia pronto. Quindi di nuovo questo è un elemento importante. Professore, però in questo contesto c'è l'agenda 2030, l'agenda 2030 dell'ONU con 17 obiettivi, eccetera, eccetera. Ma a che punto siamo? Io non credo bisogna fare 2030 quei risultati, almeno alcuni che ci sono, non credo saranno raggiunti, anche se. Però come si sta implementando un po', secondo? Io vedo che tutti i comunicati delle imprese adesso. C'è un pezzo che riguarda la sostenibilità, è quello che fanno per la sostenibilità come un fattore strutturale della propria azienda, poi se è vero non lo so nella realtà, però insomma almeno a parole se ne parla tanto. Sì, questo è un altro punto molto interessante per due ordini motivi. Uno, perché sul sentiero della sostenibilità, questo a mio avviso, mi sembra che il sistema economico si stesse già muovendo. Due accendi. Uno è quello che dice lei, esattamente quello, nel senso che si stava già iniziando a parlare pre-Covid. L'altro un po' riconosciuto anche a livello scientifico, il premio Nobel dell'anno scorso, non quest'anno ma l'anno precedente, era legato esattamente ai temi ambientali, che è quindi William Nordhaus, venne dato anche a Romer. Però l'idea era riconoscere in qualche modo che i temi ambientali, cambiamento climatico e un approccio più di tipo sostenibile era auspicato il sistema. Allora, le imprese hanno iniziato a parlare, il rischio che lei accennava è quello che si dice greenwashing, no? Che si mostra quello che si sta facendo, però dopo di fatto non si va. In realtà io quello che vedo è che le imprese si stanno muovendo in questa direzione, si stavano già muovendo prima, alcune si stanno ponendo, stanno investendo, perché per esempio adesso ogni impresa in qualche modo, quelle più grandi con cui ho avuto a che fare io, hanno il proprio ufficio di sostenibilità. Hanno un bilancio annuale dove hanno bilanci le più grandi, quelle quotate sì, cioè quelle quotate. Esatto, esiste un indice di borsa legato alla Sustainability Index e l'Agenda 2030, quindi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, pongono delle sfide, fanno riflettere soprattutto su un concetto che ho citato prima che riprendo, cioè il concetto di sinergia. Se uno va a vedere i 17 obiettivi su cui, ripeto, stanno investendo, e il Green Deal era incentrato in quella direzione, sono obiettivi su tre grossi pilastri, uno economico, uno sociale e uno ambientale, che erano i vecchi tre pilastri su cui si basava, per esempio, la corporate social responsibility o la sostenibilità in generale. Ecco, il problema era che, mi scuso, ecco, questi tre pilastri in qualche modo sono concatenati e devono avere una visione di tipo sinergico, perché in qualche modo solo, e questo è un aspetto importante, solo se tutti i pezzi del puzzle riescono a muoversi nella stessa direzione, allora in qualche modo noi possiamo avere un risultato di tipo sistemico. Faccio un paio di esempi concreti. Per esempio, se uno va a vedere i target dell'Agenda 2030, fra questi c'è le emissioni CO2 o comunque l'inquinamento. Sì. Se uno andasse a vedere l'indicatore oggi sarebbe un indicatore positivo, cioè sta andando bene perché si è ridotta. Se uno non guarda il sistema, l'approccio sistemico, cioè vede che l'indicatore delle emissioni CO2 si è ridotto perché di fatto in realtà, ahimè, c'è tutto il resto del sistema che è bloccato e che è la disoccupazione virtuale o reale che è crescente, il blocco dell'economia e così via. Quindi se uno non vede un approccio di questo genere, cioè tutti i pezzi del puzzle, e un approccio di tipo dinamico, perché la proiezione è sempre dinamica, la sostenibilità non può non essere dinamica, perché deve guardare al futuro, allora a questo punto perde di vista effettivamente quello che è il disegno globale. E il disegno globale ci deve necessariamente portare verso una direzione diversa. Un altro punto, secondo me, importante, perché sempre legato al concetto di sostenibilità, è il futuro, no? Dicevamo. E se uno va a vedere, probabilmente di fronte a questo approccio tipo, come si può dire, assicurativo rispetto a quello che è la causa che ha creato oggi questo lockdown, l'effetto pandemico, che è molto più
pesante rispetto a quello che si poteva prospettare, sia in termini sanitari ovviamente, ma in termini economici, noi possiamo dire qualcosa in termini economici, ecco, ripensare a quello che è anche il sistema di globalizzazione. Qua entra tutto l'altro aspetto ambientale, nel senso come cambierà il sistema domani. Da un lato lo smart working, stiamo imparando a viverlo di più, come in questo istante per esempio, e probabilmente qualcosa rimarrà. Prima non si riusciva a farlo, probabilmente lo si faceva già un po', ma non in modo così intenso come si fa adesso. Il sistema è stato potenziato, ci si sta accorgendo anche di alcuni ambiti dove probabilmente il sistema non è stabile e quindi va potenziato, però qualcosa potrebbe rimanere. Questo potrebbe facilitare un minor movimento. L'altro è ripensare la filiera. Cioè la globalizzazione, si parla della deglobalizzazione, cioè la filiera ci mostra che la filiera dal punto di vista della produzione era molto, la globalizzazione ci porta molto a avere produzioni che arrivano dall'estero, una filiera molto lunga, dovrebbe essere ripensata anche su questo, con quel concetto che si chiama di reshoring, cioè accorciarla, diversificare il rischio, perché se tu dipendi troppo da un paese, a quel punto se il paese va in blocco per qualche motivo non riesci più a produrre. E in questo modo, facendo una diversificazione, ci si va anche a coprire rispetto a un rischio di sistemi. Questo però cambia anche quello che è il sistema di trade, in qualche modo. Certo. E qui, anche qua, bisogna fare dei ragionamenti su quello che può essere l'impatto ambientale. Ecco. Professore, io la ringrazio davvero tanto. Vorrei ricordare il professor Sergio Vergalli, che è professore ordinario di politica economica alla Università di Brescia e anche presidente dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, e abbiamo cercato appunto di parlare anche su questo, perché c'è anche questo appello che l'associazione ha lanciato sui temi proprio su cui il professore poi si è intrattenuto. Professore, davvero grazie mille, molto chiaro, molto preciso, quindi credo sia avuto una buona trasmissione. Grazie. A lei grazie tanto.